Venerdì Santo a Bonpensiere, provincia di Caltanissetta. Una processione sentita da tutti gli abitanti del piccolo paese. Padre Salvatore, buon pensiero, un piccolo paesino, ma una bellissima processione del Venerdì Santo. Ecco, siamo in pieno, ecco, trigo pasquale ed è motivo di grande fede, non soltanto per me, ma per tutti i miei parrocchiani che stiamo vivendo questi momenti con grande intensità, con grande affetto, con grande fraternità, sia ieri, giovedì santo, sia oggi pomeriggio, sia ora più tardi e questa sera con la processione, momenti di intensa preghiera che ci aiutano a crescere non soltanto nella fede in Gesù Cristo morto e risorto, unico Salvatore del mondo, ma nell'amore vicendevole, l'amore fraterno. Allora ne approfitto per ricordare come è bella, ecco, la Settimana Santa in questo piccolo paese. Sentita, partecipata, ma da tutti, non soltanto dei grandi, ma anche dei giovani che con grande passione partecipano attivamente a questi momenti salienti, ecco, della Settimana Santa. Allora, grazie. Ecco perché questi momenti siano per noi momenti che possono incidere profondamente nella nostra vita e perché attraverso anche di noi il Signore possa compiere in coloro che ci ascolteranno meraviglie di salvezza. Auguro a tutti una buona e santa Pasqua, a tutti, piccoli e grandi, e preghiamo per il dono prezioso della pace. Amen. Sindaco Virgilio, 3 anni di mandato in questo piccolo paesino di Bonpensiere. Che emozione si prova per il Venerdì Santo? Il Venerdì Santo, come tutti i paesi siciliani, è molto sentito anche a Bonpensiere. Abbiamo il nostro percorso che facciamo con la bara e con le statue che rappresentano il martirio del crocifisso. E questo percorso viene fatto ovviamente accompagnati dalla banda musicale, con dei cantori che invocano canti e lamenti che riguardano proprio il dolore che si patì al momento della crocifissione e in generale il percorso della Via Crucis. A Bonpensiere è molto sentito, giovani, meno giovani si avvicendano nel portare le bare e anche noi manteniamo questa tradizione, questi momenti che incrociano tra di loro religioso e tradizionale. Sono riti radicati che continuiamo a mantenere per far rimanere attivo il nostro paese per mantenere la nostra identità. L'amministrazione comunale ovviamente è vicina a questi eventi perché sono eventi di comunità, sono eventi sentiti nel territorio e continueremo ovviamente sempre ad esserlo. Come invogliare i turisti a venire a passare dei giorni a Bonpensiere? Come tutte le amministrazioni comunali stiamo cercando di invogliare l'ingresso dei turisti nel nostro comune, aumentandolo e cercando di dare tutti i comfort che siano a loro misura. Bonpensiere è un comune turistico, è un comune ovviamente che fa riferimento a un turismo di nicchia, un turismo rurale, che riguarda turisti che cercano delle esperienze. Stiamo cercando di formare un tipo di turismo delle radici, cioè un turismo di ritorno di persone che già magari tramite le generazioni precedenti hanno avuto contatti con il comune e magari decidono di passare dei giorni dell'estate con noi qui a Bonpensiere. Durante l'estate, soprattutto nei mesi di luglio e in particolare ancora nel mese di agosto, prepariamo un calendario di eventi, un calendario che è caratterizzato da diversi eventi, quasi tutte le sere del mese di agosto vengono caratterizzate da spettacoli, da commedie teatrali, da giornate di svago e divertimento. Quest'estate abbiamo nel calderone delle iniziative che ancora non vorrei svelare, però più là magari ci sarà modo di
promuovere queste iniziative affinché vengano conosciute specialmente all'estero e magari Bompensiere potrà essere selezionato come comune dove passare le proprie vacanze. Io questo me lo auguro e da sindaco cerco di sostenere tutte quelle iniziative pubbliche e private che possano migliorare l'appetibilità del nostro territorio.